Mirko Vucinic, ce lo sapete tutti. Mirko, che bello vincere a Torino, che bello vincere in questo modo, dopo una partita di grande sacrificio, una partita in cui eravamo andati sotto nel secondo tempo. Quali sono le vostre sensazioni? Cosa avete fatto negli spogliatoi? Un casino, un macello. No, più bello di così non poteva essere, perché comunque sei andato 1-0 contro una squadra come la Juve, poi rimontare 2-1, poi vincere al 90esimo, cioè... Più bello di così non poteva esserci. Avete festeggiato sotto i vostri tifosi? Praticamente Mirko sembrava di giocare in casa oggi perché si sentivano solo i tifosi da Roma. Sì, ci hanno dato una grossissima mano. E accolgo questa occasione di ringraziarli che sono venuti numerosi. Ecco, nel primo tempo, Mirko, c'era un po' la sensazione, tu hai avuto un paio di strappi importanti, no? Un paio di accelerazioni delle tue, si è avuta un po' la sensazione che la Roma avesse però paura di aggredire troppo la Juventus. Poi quando l'ha fatto nel secondo tempo abbiamo preso un gol molto strano. Sì, un gol molto strano, poi non so se era fuori gioco o no, ormai abbiamo vinto, non ha nessuna importanza, però... È normale che sei un po' timoroso all'inizio, perché comunque giochi contro una grande squadra come la Juventus a casa loro, quindi non è facile. Adesso dove può arrivare secondo te questa Roma? Dove può arrivare? Diciamo di stare tranquilli, perché Juve è partita a 1000 all'inizio del campionato, ha vinto pure contro di noi 3-1, poi c'ha sto calo che non riesce a vincere, quindi dobbiamo prendere esempio da loro, di stare tranquilli e stare con piedi per terra e cercare di allenarci come stiamo sempre facendo, e poi i risultati arrivano. Perché anche John ormai è diventato romano e romanista, lui segna solo nei campi importanti, un gol a Milano con il Milan, un gol a Milano con l'Inter, oggi segna il gol decisivo con la Juve. Non è molto norvegese Risa in certe cose, sembra uno che no, ormai è diventato romano e romanista. Sembra più scozzese che norvegese, McRiz. Mirko, partita bellissima oggi, adesso bisogna riconcentrarsi subito però, perché in campionato c'è la Coppa Italia, ma poi c'è anche il campionato con il Siena, e in queste partite la Roma deve dimostrare di essere grande. Sì, soprattutto in queste partite, perché nelle piccole cose si diventa grandi. Mirko, poi tra l'altro ti aspettiamo a Roma.